La Basilica della Natività come non si è mai vista. Tra pochi anni l'antico splendore del Tempio Costantiniano, che per secoli ha introdotto pellegrini e visitatori nel mistero dell'Incarnazione, sarà visibile a tutti. Oggi ponteggi e bendaggi nascondono ciò che un accurato, paziente e delicatissimo restauro ha portato alla luce. Colori e forme inedite, lavate da polveri e fumi, un impianto musivo di 130 metri quadrati che ricopre la navata centrale e i transetti della basilica e che presto sarà nuovamente visibile. I lavori, iniziati nel settembre 2013, hanno già provveduto al restauro del tetto e al consolidamento della struttura architettonica. Stiamo operando sugli architravi di tutta la chiesa, che sono di cedro del Libano e sono del 560, del periodo giustiniano. E questi termineranno, diciamo, nel mese di ottobre di quest'anno. Stiamo finendo tutte le diagnosi strutturali su questi architravi e ora li risaniamo conservandoli. È italiano il gruppo di lavoro che opera in uno dei luoghi più cari alla cristianità. In giugno anche la ripulitura di tutti i mosaici di epoca crociata sarà terminata. Molte le sorprese, la prima riguarda la tecnica musiva. Le tessere dei mosaici sono state posate con una inclinazione verso il basso per dare risalto alle raffigurazioni e permettere alla loro bellezza di essere osservata dal visitatore che si trova diversi metri più in basso. Come potete vedere abbiamo dalle tessere auree alle tessere d'argento e la gamma di colori di paste vitre, appunto di cui sono composte le tessere della basilica. Quindi possiamo dividere in due tronconi, materiali naturali e materiali artificiali. I materiali naturali vengono utilizzati soprattutto per gli incarnati, quindi i volti, i piedi, le mani e a volte anche alcuni particolari delle vesti dei santi, degli arcangeli. Invece, per quanto riguarda le tessere auree d'argento, vengono utilizzate soprattutto per i fondi appunto fatti con tessere auree e alcuni particolari delle vesti o delle frange utilizzando appunto le tessere d'argento. Le tessere vengono lavate con dei misti pulenti e il risultato è sorprendente. L'emozione per pochi centimetri quadrati riportati alla bellezza originale ripaga di ore ed ore di certosino lavoro. Per me è un onore, ma soprattutto la considero una missione, poter già essere a Betlemme e poter mettere le mani anche su queste superfici che sono intrinse di storia, di fede, di religione e che veramente poter anche scoprire solo una tessera di questo apparato musivo è stato importante. Ma gli studi e le diagnosi sulla basilica e i suoi tesori nascosti da malte secolari, intonaci e mancata manutenzione hanno rivelato un'altra sorpresa. Le indagini termografiche compiute sulle pareti della navata centrale hanno mostrato la presenza di altri mosaici. La campagna di indagine termografica ha seguito la documentazione storica che spiegava un apparato musivo parietale molto più ampio di quello che c'è attualmente e quindi è stata un'indagine mirata. E dopo averla eseguita su molte parti delle pareti della navata centrale, finalmente si è rinvenuta un'area con delle differenze di temperatura sulla superficie molto evidenti. Sono stati eseguiti successivamente dei saggi stratigrafici manuali da parte dei restauratori e si è trovato il nuovo frammento. Un settimo angelo bellissimo che si incastona nella processione angelica che va verso la grotta della Natività. È la scoperta di Silvia, ma anche il frutto di un lavoro collettivo. La difficoltà è immensa. Però quello che ci aiuta a tutti, penso, è lavorare in squadra, è lavorare in team e condividere e collaborare sempre tutti i giorni sugli stessi progetti e quindi distribuirci un po' le soddisfazioni e le responsabilità. Ancora molto il lavoro da compiere prima che la basilica sia completamente restaurata. Mancano le 52 colonne decorate con figure dei santi e bisogna prendere decisioni importanti. Si inizierà il lavoro del pavimento, che lì c'è da fare una scelta se arrivare ai mosaici di Elena, che sono tantissimi nella navata centrale,
e ritrovare una situazione molto interessante, a noi pervenuta solamente dalle fotografie e dalle ricerche dell'archeologo inglese negli anni 30, che ci ha dato appunto questa, alla luce questa grande scoperta. Oggi sono coperte quasi interamente, ne vediamo solamente pochissime parti. Ma già oggi è possibile ammirare quanto riportato alla luce. La Piacenti ha cercato di lasciare il luogo santo ai pellegrini, creando un cantiere visibile da gruppi, un'occasione unica per vedere da vicino le meraviglie musive della navata centrale del transetto. Un'immersione nella bellezza prima di scendere nella grotta del mistero.